5 passato. Ciao Imbe, ci si vede dopo. Resto che è tardi, c'ho da acquistare l'ova sode, c'ho da sbucciare l'ova sode, Imbe. Le sbucciate insieme a me. Fatto le faccende e ora sto aspettando perché ho un collegamento su Facebook, una diretta da seguire per l'album. E però dopo guardate che cavolo, ma aspetta, cioè io non lo so, crescono sempre di più. No, guardate il monte che c'è qua, è un monte esagerato, non avete idea della roba che c'è qui sotto. Quindi oggi è lunedì e si stira come al solito. E come pranzo oggi ho fatto le uova sode, ve l'ho fatto vedere un pochino ma non ho fatto in tempo perché ero in ritardo. Ho fatto la pasta al sugo perché mi era avanzata della carne e ci ho fatto un po' di sugo. Scusate che abbasso la TV, che oggi è ricominciata Maria De Filippi. E ho fatto un po' di sugo e ho fatto la pasta al sugo. Poi ho fatto queste uova col tonno, le uova sode col tonno e la maionese. E ce ne sono rimaste due, ne avevo fatte 8 uova diviso 2, quindi erano 16 pezzi, devo guardare lì. Quindi di 16 pezzi ce ne sono rimasti due soli. Ce li siamo mangiati tutti, più che altro gli uomini, io ne ho mangiati pochi. E nulla ragazze, io ora poi vi devo fare un video haul, ma aspetto di ricevere la tuta che poi vi farò vedere quando la indosso, però quello dovete aspettare un po', però la tuta ve la faccio vedere, quella che mi sono comprata per il matrimonio, e poi tutte le cosine, tutte le altre cosine, chi non mi segue su Instagram non l'ha visto, però ho preso le scarpe, ho preso la borsa l'avevo fatta vedere l'altro giorno in un vlog, poi ho comprato dei trucchetti. E insomma, diverse cosine. Poi sto aspettando, non ci crederete, sempre il costume da Wish. Ormai non me lo metto più perché ormai non ci vado più. Però, cioè, l'ho ordinato i primi di luglio. Io pensavo che perlomeno per agosto ce la facevo ad averlo. Invece oggi, 10 settembre, niente costume ancora. E nulla, dai. E lì c'è uno sbardraccato che dorme, uno a caso. Chico? Oh! Chico, stai bene? Oh, è in catalessi, non si muove, si è proprio buttato là, aspetta sempre che io venga su, perché di solito sto giù a fare le faccende, si mette in cima di scala, ma aspetta, e ora è bellino, viene a dormire con me, cioè dormi con me, io sto qui un po' sul letto, poi dopo vado di là a fare quel che c'è da fare. Guardo un po' di Maria, ma dopo me l'accendo di là a Maria, perché tanto se si sta dietro alla televisione si fa anche un tubo. Ci ride anche Gemma. E niente ragazze, dai, ci si risente più tardi, spero di poterlo proseguire oggi questo vloggino. C'è da far cambiare armadio, chi di voi l'ha fatto? Io sono disperata, c'ho un casino, l'avete già visto, vero il mio armadio casinista? Ma ora ecco, a parte che è sempre caldo, che io non me la sento di levare la roba d'estate neanche. Però insomma c'è un gran casotto, via, chiudiamo perché è meglio non vederlo. E nulla, via dai, dopo se mi viene in mente qualcos'altro ve lo dico. Ma che piange ancora? La Gemma, via, ci si sente dopo gente, ma dopo ci facciamo compagnia mentre stiro.
Devo finire di sottolineare delle cose con l'evidenziatore e poi dopo vado a stirare. Anzi, prima vado a prendere una sete che schianto, un caldo boia oggi. Allora, dove lo mettiamo? Mettiamolo qui che non dà noia alle foto. Ok. Sull'album essa, poi dopo la metterò all'altri, vado a fare merenda e poi vado a stirare. Mamma mia, quanta roba c'è da stirare. A dopo. Allora, sono le 7. E ora vado in casa, sono stata un po' qui fuori a riposarmi dopo aver stirato sotto il gazebo. Però c'è il telefono che si sta scaricando. Le mie giornate sono molto monotone, infatti ora è venuto scritto attaccate questa la batteria perché si sta per spegnere. Vado subito. Vediamo un po' se c'è la batteria quella portatile. E ho stirato tutti i panni, guardate. E poi c'era là. E poi l'ho portata anche una bella camicia stirata di là. Allora, vediamo un po', aspettate. Ok, l'ho messo in carica. Allora, ragazze, proprio è l'ora di cena. Qui tutti i giorni sono uno uguale all'altro. D'aria, un pochino d'aria. Devo far vedere quello che mi aveva portato mio figliolo dalla Thailandia. Beh, oltre alla calamita, quella classica, guardate canto. Cioè, guardate che carino. C'ha la matitina, le fanno delle donne thailandesi questi, vedete con questo cosino qui, che è l'elefantino che è il loro simbolo, è legato, è un block notes praticamente, tutto rilegato con la stoffa con gli elefantini, è un amore, stasera ve lo faccio vedere bene. Ecco qua, praticamente è fatto così, vedete c'è scritto Thailandia. C'ha questo elefantino, qui c'è scritto che è manifatto dalle donne thailandesi. Poi c'è la matitina, anche questa la fanno loro, credo, boh, non ho capito bene. Però è normale, non c'è nelle righe. Però vedete, le rilegano loro col cartone, fatto proprio di cartone, ci appiccicano queste stoffine qui, perché là il simbolo è questo elefante, appunto. E ora questo qui lo tengo proprio, c'è scritto che è un souvenir della Thailandia. Guardate. E lo tengo proprio così, mi garba troppo, bellino. Molto bellino. Ecco, ho confezionato ho fatto delle confezioni perché a volte se qualcuno ha bisogno di un regalino così alla svelta, senza troppi impegni, che magari se all'improvviso c'è un invito o si è ricordato di un compleanno all'ultimo minuto, io tanto la roba in casa ce l'ho sempre, basta che mi chiamino e gli confeziono un pensierino. Ciao, l'avevo combinata, avevo continuato a girare. Allora, ricominciamo da capo. Brrr, vi racconto. Praticamente, che ho fatto? Oggi è martedì 11 settembre e quindi che ho fatto? Avevo cominciato a rigirare il vlog prima e mi sono accorta che, meno male che l'ho riguardato, mi sono accorta che avevo girato
e parlavo e l'audio non si sentiva, non lo so cos'era successo. Quindi ricomincio, rifo tutto da capo. Praticamente vi dicevo quello che facevo da pranzo, che ho fatto ormai, ho messo tutto via. Vabbè, ve lo faccio vedere lo stesso, è avanzato qualcosa. Avevo fatto la pasta al salmone e poi ho fatto gli involtini di pollo, che qualcosa è rimasto, eccolo qua. Non mi interessa quello che dici. E niente, ho fatto cose semplici così da pranzo. E poi sono stata all'Esselunga, come al solito, fra un po' ci torno di casa, come vi dissi l'altra volta. E ho preso il nuovo TV Sorrisi, che c'è tutti quelli che partecipano al Grande Fratello Vips, che tanti Vips non sono, vabbè. E comincia il 24 settembre, mi sembra. E niente, ragazze, sono qui che c'ho da fare tutte le faccende, ora mi ci metto, faccio tutto e ci si sente dopo. Spero che questo. Ora vado a rivedere questo pezzetto che ho girato, se si sente l'audio, perché se no c'è qualcosa che non funziona. Ci si vede dopo, ragazze, vado a fare le faccende, a dopo. Oh ragazze, è finito ora. Io mi sono messa un po' qui a guardare un po' Maria, poi dopo mi vado a fare delle cose di là al computer. Ma che ha fatto Maria? Cioè, ma si è rifatta tutto il viso. Ragazzi. Cioè, sembra un'altra persona. Proprio quest'estate si è proprio piallata tutto, si è alzata tutti gli occhi, si è tirata tutta, buon per lei. Buon per loro lì, che stanno sempre in televisione a fare un cazzo nulla e guadagnano un sacco di soldi. Mi dà il culo, mi dà le spalle. Mi dà le spalle? Appena arrivato, io avevo già due. Allora, avevo già un rossetto e una tinta lab di Clio, però volevo Mamma Notte, la Liquid Love Mamma Notte, ma era esaurita, allora ho preso questo. Quindi ho preso questo colore spettacolare. Che bello. Che bello, vedo l'ora di metterlo. Bello, bello, bello. Spero che rimettano però anche Mamma Notte perché lo voglio prendere. Comunque nei packaging Clio ha vinto su tutti, eh. La carta velina con i cuoricini, quella con le bolle rosa. No, poi dentro tutta così la scatolina, troppo carina. Do up a do up shoe, be do be do up a do up a do.